The New Stories. La tua informazione libera. Come riportato da Fanpage, Eleonora Daniele è stata raggiunta telefonicamente pochi minuti dopo l'arrivo della notizia della morte di Luca Giurato in redazione. Chi ama la televisione, chi la fa e chi la segue, non può dimenticare gli anni d'oro di Una Mattina, durante i quali l'attuale conduttrice di Storie Italiane ha mosso i primi passi della sua carriera. Eleonora conferma a fanpage.it: «Sono stati gli anni più belli dell'inizio della mia carriera». Per lei, Luca Giurato è stato un maestro capace di trattare argomenti anche pesanti con una leggerezza incredibile, una leggerezza di chi conosceva il mondo. Domani, la puntata di Storie Italiane sarà dedicata a lui. «L'avevo cercato per fargli un'intervista. Ma lui non ne faceva più perché si era ritirato a vita privata. È una cosa che mi è arrivata in testa. Sto molto male. Mi è mancato prima Franco e adesso Luca. È incredibile. Il primo anno di Una Mattina l'ho fatto con Franco, poi ho lavorato per 5-6 anni con Luca. Era un giornalista, un grande notista politico, ma aveva la capacità di trattare argomenti anche pesanti con una leggerezza incredibile. Era una leggerezza di chi conosceva il mondo, di chi aveva lavorato in grandi redazioni e lui viveva e usava il mezzo della televisione come uno strumento di vera comunicazione, dove il conformismo non esisteva. Era in grado di fare un'intervista seria e indossare magari un maglione coi calzini a righe. Lui mi ha sempre insegnato cosa significava veramente fare televisione. Eleonora ricorda la sua fisicità e la sua plasticità. Tutto quello che faceva, lo faceva con naturalezza. Anche nei suoi lapsus che aveva non ha mai perso la credibilità. Nell'informazione e nella comunicazione che faceva, restava sempre credibile. Le sue interviste erano bellissime. E lui condivideva con me gli spazi di lavoro, nonostante io fossi molto giovane. Eravamo diventati protettivi l'uno verso l'altro. Questo non succede mai quando si lavora in coppia. La nostra unione, invece, era stimolante, protettiva, familiare. Da parte sua, c'era sempre la volontà di farmi vedere il mondo a colori, e da parte mia, c'era sempre un sentimento di protezione nei suoi confronti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.